Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che cura tutte le attività del Consiglio regionale. Tra queste in primo piano prosegue l'iniziativa La Costituzione nelle scuole che vede impegnati i consiglieri regionali che consegnano appunto nelle scuole delle varie zone della Toscana la carta costituzionale nonché lo statuto regionale. Giornata intensa di incontri con gli studenti della Toscana per i consiglieri regionali impegnati nell'iniziativa La Costituzione nelle scuole, che ha obiettivo quello di distribuire la Carta Costituzionale italiana e lo Statuto regionale toscano. A consegnarla direttamente nelle mani dei giovani c'era il presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo. Insieme a lui il consigliere Gabriele Veneri di Fratelli d'Italia hanno fatto visita all'Istituto Comprensivo Statale Margaritone di Arezzo. È emozionante incontrare tante ragazze e tanti ragazzi. Oggi sono stato ad Arezzo, a Cortona, a Montepulciano. È bella la contaminazione, sono belle le loro domande, a volte molto di frontiera, che ti mettono in difficoltà. Ho lanciato un messaggio a queste ragazze e a questi ragazzi: studiate la Costituzione, leggetela, ponetevi delle domande, non siate mai indifferenti, siate coraggiosi e perseguite i vostri sogni. Noi abbiamo bisogno di giovani coraggiosi per costruire la Toscana del futuro. È la Costituzione fatta di diritti e di doveri, quella che è la nostra carta d'identità e anche la strada maestra da seguire per ciascuno di loro. Inizieranno una nuova vita, una vita che li metterà di fronte ancora a maggiori difficoltà e dovranno sempre avere piedi saldi a terra, ma anche la capacità di volare verso il futuro, esattamente come il nostro Pegaso alato, zampe ben solide nelle sue radici, ma anche le ali per volare verso il futuro. Arezzo è la città dell'oro e oggi abbiamo scelto appunto l'Istituto Margaritone di Arezzo, la sezione Orafi, per donare la copia della Costituzione ai ragazzi che si diplomeranno appunto quest'anno, che saranno i cittadini del futuro. Il ruolo della Costituzione è fondamentale che sia impresso nelle loro menti per dare loro indirizzo di come essere dei buoni cittadini. In questa scuola si formano degli orafi eccezionali che fanno dei manufatti veramente di alta categoria e che saranno essenziali per garantire alla nostra città il lavoro e le attività che abbiamo costruito con lavoro artigianale durante i secoli. Il vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Marco Casucci, è andato invece al Teatro Signorelli di Cortona per incontrare i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale e il Liceo Classico. Quindi si è recato a Montepulciano insieme alla consigliera Elena Rosignoli per far visita ai ragazzi del liceo Poliziani. Infine a Buti per incontrare i neomaggiorenni insieme al sindaco Alessio Lari. Un'emozione speciale. Io che sono stato nel liceo classico di Cortona, Luca Signorelli, oggi esporre il mio punto di vista sulla festa della Repubblica di fronte, ecco, agli allievi del liceo classico, ma anche dell'Istituto Tecnico Commerciale, è stata veramente una emozione, come dicevo. E abbiamo consegnato le copie della Costituzione italiana e dello statuto della regione toscana. Si lega insieme la regione toscana con lo Stato in un momento particolare di ripartenza dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Si festeggia insieme con i ragazzi delle scuole la festa, la celebrazione della Repubblica. A Piombino i consiglieri Marco Landi e Gianni Anselmi hanno incontrato 50 studenti delle classi quinte dell'Istituto Superiore di Piombino, Volta Pacinotti ed Einaudi Ceccarelli. Il giorno seguente il presidente Mazzeo e il consigliere Gazzetti hanno fatto tappa a Livorno. In questa scuola si fa anche una grande attività relativa all'ambiente, alla formazione anche legata a questo settore così fondamentale. Siccome si parla molto di transizione ecologica, anche questo è un messaggio legato a questa bella iniziativa per la quale ovviamente ringrazio per la disponibilità la dirigente, la dottoressa Mariani, come tutti i docenti e soprattutto le ragazze e i ragazzi. È il momento anche della maturità, quindi sono molto impegnati.
stati, però è stato bello grazie alla sensibilità del presidente Mazzeo e alla presenza del sindaco Salvetti e del vicepresidente della provincia Caruso essere qui per consegnargli questa pubblicazione così particolare, la Costituzione e lo Statuto della Regione Toscana, e sicuramente per continuare a ricordare come ogni giorno la Costituzione e la Repubblica va non soltanto onorata, ma va soprattutto vissuta concretamente. La Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale della Toscana per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 non ha ancora un ufficio di presidenza, non è infatti stata raggiunta la maggioranza. Ancora una fumata nera per l'elezione dell'ufficio di presidenza della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo alla campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Al termine di due votazioni, nelle quali non è stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei commissari che la compongono, si è passati alla comunicazione al presidente del Consiglio Antonio Mazzeo. Nel corso della seduta, Elisa Montemagni della Lega per la formazione dell'ufficio di presidenza ha riproposto la lista già presentata nel corso della seduta del 5 maggio scorso. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi, in quota Lega come presidente, Andrea Vannucci PD, vicepresidente, Silvia Noferi, Movimento 5 Stelle, vicepresidente questore. Proposta rigettata. Prima seduta della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata con il suo calendario di appuntamenti. Un calendario di lavoro serrato con ipotesi di audire molti nomi tra politici in carica e non, dirigenti amministrativi, organi investigativi, rappresentanti di associazioni no profit del mondo produttivo toscano. E quanto la presidente della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata in Toscana, Elena Maini, ha proposto nella prima seduta ai due vicepresidenti Lucia De Robertis e Maurizio Sguanci, gli altri commissari Alessandro Capecchi, Irene Galletti, rispettivamente di Fratelli Italia e Movimento 5 Stelle. Era assente invece Marco Stella di Forza Italia. La Presidente ha proposto anche sopralluoghi, in primis al Consorzio Acquarno, approfondimenti dedicati direttamente ai cittadini. Questa prima bozza di programma, integrata nelle parti che i commissari riterranno proporre, sarà messa al lavoro nel corso della prossima seduta dell'Aula. Un progetto dedicato a Pinocchio, tutto presentato all'interno di Palazzo del Pegaso, si chiama Urbanology Pinocchio Architetto. È stato presentato a Palazzo del Pegaso Urbanology Pinocchio Architetto, un progetto che coniuga per analogia architettura e fotografia e che sarà ospitato nel padiglione italiano della Biennale di Architettura di Venezia. Il progetto ha finito anche per coinvolgere la Fondazione Collodi, proponendo una rilettura tra disegno, architettura e fotografia delle avventure del celebre burattino. Questo è esattamente l'esempio di come la Toscana può far bella mostra di sé. È un modo per rappresentare la bellezza, la qualità della nostra regione. Ringrazio l'architetto Gasperini e la fotografa Irene Taddei per questo lavoro che porta la Toscana all'interno della Biennale e che ha la capacità di saper rappresentare anche un'idea di futuro, di come tenere in insieme quello che è il racconto della nostra regione. Non è un caso che oltre la parola urbanologi ci sia anche Pinocchio. Pinocchio è un simbolo della nostra Toscana e l'esempio di come la Toscana viene vista e rappresentata nel mondo. Il progetto Urbanology, Pinocchio Architetto, è un progetto nato per caso e come tutte le cose nate per caso, quindi non premeditate, non costruite, ha avuto degli esiti positivi, inattesi. Il progetto confluito adesso al Padiglione Italia, accolto dal curatore Alessandro Melis, sotto forma di un video, avrà ulteriori sviluppi. Noi auspichiamo che con i nostri ausili, con i nostri sponsor, con i nostri sostenitori, che sono preeminentemente sostenitori toscani, locali, possiamo portare questo progetto in mostra, possiamo proporlo a livello trasversale, coinvolgendo ovviamente anche altre esperienze artistiche. Il rapporto tra Pinocchio, la Fondazione Collodi e l'architettura è un rapporto, devo dire, da anni molto molto intenso. Noi abbiamo sviluppato nel tempo un progetto approvato poi in queste stanze dal Consiglio regionale toscano, pensate un po', nel lontano ormai
2001 e in questo progetto si parlava appunto di parco policentrico con Lodi Pinocchio, dopo la parte architettura era fondamentale, tanto che in un'area di questo parco che nel frattempo si è sviluppato e che sono stati acquistati diversi ettari di terreno per la sua realizzazione, c'è un'area dedicata agli amici di Pinocchio dove hanno lavorato e dove lavorano architetti come Zaha Hadid, come Daniel Libeschi e Mario Botta e tanti altri. È un connubio molto forte di analogie formali che vanno a raccontare quello che è l'architettura e il paesaggio in Italia e nel mondo. È nato in maniera molto particolare diversi anni fa dalla scoperta all'interno dei nostri archivi di immagini molto simili e quindi ci siamo messi in maniera coscienziosa a vedere quanto queste analogie fossero forti. Da lì è nato il nostro progetto, che è andato a crescere negli anni e che quest'anno con nostro grande orgoglio è stato accolto all'interno della Biennale di Architettura di Venezia nel Padiglione Italia. E lì chiunque andrà potrà vedere questo bellissimo video che è stato girato in parte sulle nostre immagini e i nostri disegni, in parte all'interno dell'ex manicomio di Volterra. Quindi andando a rendere più omogeneo e più strutturato tutto il video è venuto fuori un terzo progetto secondo me molto importante, quindi il rapporto disegno-fotografia e il video. È un grandissimo orgoglio entrare a far parte di questo progetto con la pubblicazione del catalogo che avverrà proprio a stretto giro, diciamo, in questi giorni. Quindi ecco, davvero per noi è un orgoglio, il volume entra a far parte della collana che si chiama Arte Immagine, che è una collana che appunto ospita contributi di arte e di architettura. Sono orgogliosissima anche perché appunto la realizzazione di questa opera, oltre all'architetto Gasperini, vede come protagonista Irene Taddei, che ha una collaborazione con noi come fotografa da tantissimo tempo e quindi è un ulteriore motivo di orgoglio. La Toscana Parlamento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale la prossima settimana.